Eccoci rientrati in studio, stai guardando Dance Corner e anche oggi è passato a trovarci un ospite, ma che ospite? C'è qui con me Leon. Ciao. Leon, di qua era già passato un tuo familiare, eh? Sì, mio fratello. Sì, Pirupa. Pirupa, però adesso lo fermo subito perché non posso iniziare questa intervista in modo diverso da tutte le altre. Okay. Ti devo fare la prima domanda. Vabbè. Chi è Leon? Prima di scoprire che sei un DJ e produttore italiano, direi tra quelli che veramente girano di più di tutti nel mondo. Chi è Leon? Oddio, io ho iniziato tanti anni fa, 15 anni fa, prima di appassionarmi e di essere un DJ, ero un ragazzino che amava andare a ballare soprattutto. Ho frequentato tutti i club, andavo ogni fine settimana ad ascoltare DJ che mi piacevano. E poi da lì Leon per una serie di cose. Ma adesso ce lo spieghi perché sì, sì, non scappi, ve lo spiego. Anche qua. Leon, voglio sapere perché Leon. Questa è una domanda che mi fanno tutti, perché sì. Comunque mi chiamo Ruggero e allora... Infatti, io lo sapevo. Tutti mi chiedono come mai Leon. Allora dicelo subito, perché Leon? Leon perché... Oddio, ci sono due o tre cose da dire. La prima forse il mio nome è legato da un cane storico che avevo, si chiama Leone. Ah. Perché sono un grande appassionato di cani. Poi è stato regalato ad una mia ex ragazza. Ah. E poi Leon perché in primis forse perché il mio segno zodiacale è Leone. Il 14 agosto è una cosa ricorrente. Leone, mi serviva un nome d'arte. Allora insomma capisci, no? Quando sì, sei un po' ragazzino ma poi suona, cioè le prime cose ti è andata che bene in perché certi invece è un nome corto, carino, bello sì, che te lo ricordi. Mi piace. Perciò prima incominci come appassionato di musica ad andare a ballare? Sì, prima incomincio come clubbers. Sono stato un clubbers di quelli proprio tosti. Chissà quanti DJ hai ascoltato e magari sì. Quanti con cui poi ti sei trovato a lavorare. Sì, è vero. Questa è un'altra bella storia, sì. Sì? Sì, sì, è vero quello che dici. E poi quando incominci a fare il DJ? Allora, ho iniziato a comprare i primi vinili, appassionarmi di questa musica quando avevo 15 anni, 16 anni. Penso che uno dei primi vinili sia stato addirittura... il remix di Totteri di Missing del 95, no? Poi da lì era un periodo in cui frequentavo molto il Cocorico Riccione perché c'era Ralph che mi ha fatto da maestro. E poi da lì, i primi anni, io ho fatto le solite feste nella mia città con gli amici, sai come funziona, no? Feste di compleanno, i primi piccoli locali. Dove comunque si faceva fatica a suonare perché tutti volevano stare lì. E poi ho iniziato intorno a 20 anni. A 20 anni ho iniziato a frequentare un po' Riccione e mi sono inserito tra Riccione e Bologna. Perché e lì è diventato un po' una cosa seria. È iniziato ad essere una cosa seria. Mi sono avvicinato anche alle produzioni perché sapevo che doveva essere il passo. E c'è un locale magari che è stato tra i primi che veramente dici quello è stato un passaggio importante che mi ha fatto magari Rimini Riccione. Sì, penso che il Cocorico sia stato il locale che proprio mi ha fatto rendere conto che potesse essere la mia vita questa. Ah, perciò ci sei finito da clubber, ci sei finito subito a lavorare. Sì. Questo adesso ce lo racconti. È una cosa bellissima. Questo adesso ce lo racconti magari meglio. Leon è qui a Dance Corner e non lo facciamo andare via. Eccolo lì.